Recentemente sono emersi i resti di un imponente edificio pubblico romano compatibile con la Basilica di Vitruvio. Continuano le ricerche? Sì, continuano le ricerche in accordo con la sovrintendenza, anche a seguito di un lavoro di squadra tra Comune e sovrintendenza e anche il Centro Studi Vitruviani. E infatti a tale proposito abbiamo iniziato questa campagna georadar con i soldi che aveva predisposto il Comune di Fano attraverso il settore urbanistica, sono 20.000 euro IVA inclusi, che prevedono un ampliamento degli scavi. Ora, onde evitare di aprire, scavare in tutta la città, in tutto il centro storico, la tecnologia ci viene in ausilio e quindi grazie all'incarico dato alla dottoressa Cerri stiamo riuscendo a fare questa indagine con georadar per vedere cosa c'è sotto e dove è più opportuno scavare e proseguire questa indagine archeologica molto importante per valorizzare ancora al meglio Fano e la sua realtà storica. Immaginiamo e auguriamoci che la Basilica sia di Vitruvio. In questo caso quanti turisti porterà questa scoperta? Il grande clamore che c'è stato a seguito delle prime scoperte che si sono rinvenute qui in via Vitruvio ci dimostra quale grande attenzione ci sia. Quindi sarà nell'eventualità un qualcosa di enorme, di grande clamore. Noi ancora non lo sappiamo, è troppo presto per dirlo. Certo è che, come abbiamo detto più volte, si tratta di un edificio imponente e pubblico di grandi dimensioni. Quindi siamo alla ricerca della Basilica di Vitruvio, del Foro Romano e vedremo cosa scopriremo. Turisticamente sarà comunque una cosa molto importante, non solo per i turisti, anche per la città, per capire meglio le sue radici. Ci spieghi come funzionano le indagini in georadar? Sì, certo. Allora, il georadar è uno strumento che viene utilizzato nella diagnostica archeologica, è un metodo non invasivo che quindi ci permette di vedere quello che c'è nel sottosuolo senza dover scavare e quindi ovviamente è un metodo appunto non invasivo. Funziona attraverso l'immissione nel terreno di onde elettromagnetiche che vengono poi riflesse nel momento in cui nel terreno incontrano degli ostacoli e delle superfici che possono essere strutture murarie, nel caso archeologico, pavimenti o anche semplicemente dei cambiamenti nella geologia del terreno. E quindi poi c'è un software che ci permette di visualizzare i dati. I dati sono raccolti tramite sezioni, perché quindi lo strumento registra dei profili verticali del terreno. Queste sezioni vengono poi elaborate e da queste sezioni del terreno si possono poi elaborare e realizzare delle planimetrie in 2D che ci danno la possibilità di vedere quello che c'è nel sottosuolo alle diverse profondità. Quindi questo è fondamentale in archeologia, perché conoscendo bene o male le quote di ciò che si trova nel terreno dal punto di vista archeologico, possiamo bene o male associare i vari rinvenimenti archeologici con le anomalie riscontrate con lo strumento.